Roni Vassallo, siamo al circo qui alla Dispoli dove Kimba ieri è diventata famosa per un'evasione. Che cosa è successo? Il leone si è trovato all'esterno dei suoi recinti, come si è trovato all'esterno, diciamo adesso ci sono le indagini in corso, non possiamo dire altro. Fatto sta che è uscito. E si è trovato in un ambiente che non era il suo, quindi era un po' spaesato, è rimasto sempre tranquillo, l'abbiamo sempre tenuto tranquillo, parlandogli, seguendolo. E la polizia, i carabinieri, le forze dell'ordine sono stati eccezionali nel tenere in sicurezza la popolazione. E sì, è stato creato un disagio, ci dispiace di questo, però, la polizia e i carabinieri hanno un protocollo da seguire, protocollo che comunque era seguito anche da noi. E poi è stato sedato e riportato nel suo recinto insieme agli altri leoni. Fortunatamente non è successo niente, soprattutto al leone, perché la nostra paura era che magari o per paura o per eccesso di zelo qualcuno avrebbe potuto fare del male all'animale. Ci è stato assicurato che questo non sarebbe successo ed è andato tutto bene. L'animale sta benissimo, lo vedete lì che gioca con i suoi fratelli. Ecco, voi avete presentato una denuncia, vero? Avete trovato la gabbia Non scardinata? possiamo parlare di questo, non possiamo parlare di questo, c'è delle indagini in corso, più di questo non posso dire. E così parla anche di protocolli di sicurezza che voi avete e che ieri sono stati applicati? Certo, perché comunque esistono per legge dei piani di fuga che noi dobbiamo avere, dobbiamo seguire, dobbiamo studiare, sono state fatte anche delle prove su questi piani di fuga, logicamente senza gli animali. Ed è andato tutto bene, perché come dicevo il leone non si è fatto male, non si è fatto male nessuno, né tra la popolazione né tra le forze dell'ordine, soprattutto di noi che comunque gestivamo l'animale, e l'animale sta benissimo. Ha avuto questa sedazione perché trovandosi lontano dal suo habitat, perché in questo momento questo è il suo habitat, la sua recinzione con i suoi fratelli, è come se fosse la sua tana. Quindi era spaesato, si è deciso insieme ai veterinari specializzati in animali esotici, di sedarlo. È stata una sedazione molto breve, giusto il tempo di sedarlo. Non è stata proprio una sedazione completa, Stordirlo, insomma. un po' più che stordirlo. È ritornato nel suo recinto, è stato fatto, diciamo così, come si dice, il risveglio. Il risveglio pilotato, si è svegliato, sta benissimo, e adesso è ancora monitorato, perché comunque dobbiamo vedere se non ha subito dello stress, cose, sono tutti protocolli un po' particolari su questi animali che dobbiamo seguire, però sembra che sia tutto a posto, si vede, sta già giocando con gli altri, è Ecco, qual tranquillo. è? Ce lo può indicare? E quello là, a sinistra. Ecco, che guarda i Sì, è curiosi. quello lì a sinistra. Grazie.